Siamo tornati in cronaca per il secondo tempo di Cuoio Pelli Ponte Buggianese, il 21esimo turno del campionato di eccellenza Girone A. E il secondo tempo ci eravamo lasciati al termine della prima frazione sullo 0-0 con due squadre molto equilibrate. A dir la verità, una Cuoio Pelli un po' spenta rispetto alle uscite precedenti. Ponte Buggianese arrembante, forse anche forte del 5-0 contro l'Urbino Taccola. Due vittorie consecutive le ultime due partite del Ponte Buggianese, che oggi non ha voluto certo arrivare per fare la sparring partner contro la Cuoio Pelli. Inizia in questo momento il secondo tempo, ricordiamo la regia è di Fabrizio Giannoni, la telecronaca di Lorenzo Agostini. Intanto a terra subito Cacciagli con la testa bassa. E saluto, ritrovo Maurizio Zini per il commento tecnico. Sì, ben ritrovati. È partito subito con questo fallo non intenzionale, ha abbassato la testa il capitano della Cuoio Pelli Cacciagli e ha preso la scarpata. No, volevo solo dire che in questo intervallo siamo stati avvicinati da tante persone, soprattutto tanti tifosi biancorossi, possiamo dire che sono anche qui davanti a noi Marco Lepri in arte Lemar e anche Branzi, che tutti conoscono meglio come Ser, e hanno detto che fino ad ora il Ponte Buggianese ha giocato molto meglio della Cuoio Pelli. Credo che questo insomma conferma un po' la nostra telecronaca del primo tempo. Botrini va al rinvio, il lancio a cercare, attenzione perché c'è Remedi che è entrato dalla panchina. È il primo cambio di Andrea Cipolli, che al quale è piaciuta poco la prestazione del primo tempo e quindi ha subito voluto fare cambi all'intervallo. È entrato Alessandro Remedi, arriva ovviamente arrivato da dicembre, quindi uno degli acquisti invernali della Cuoio Pelli. Remedi, che lo vedete in campo con il numero 17, va a rinfoltire il reparto avanzato. Rimessa con le mani per la Cuoio Pelli, Rossi per Bencini, chiude bene però in questo caso Paolicchi. Nessun cambio invece per il Ponte Buggianese, Corrado Scintù è nettamente più soddisfatto della propria squadra. Botrini per Morini e quindi il traversone in profondità a cercare le vie lunghe del campo, rimessa con le mani ancora una volta per la Cuoio Pelli. Remedi va a fare praticamente l'attaccante, la prima punta in questo caso, e credo sia stato tolto proprio Andreotti, non vorrei dire una bestialità, però credo che sia proprio la sostituzione Remedi per Andreotti. Sì, non so se ha un problema fisico, se ha qualche linea di febbre, questo noi dalla tribuna non possiamo saperlo, però dopo 45 minuti mister Cipolli ha levato il bomber del campionato e quindi avrà avuto le sue motivazioni. Allora, se è una scelta per problemi fisici di Andreotti, come probabilmente è, ovviamente nulla da dire, però se è una scelta tecnica, Andrea Cipolli mostra sicuramente una personalità e anche una sua filosofia che fa vedere che appunto non ci sono prime linee e seconde linee. Per lui c'è quel gruppo di ragazzi che sono tutti titolari, perché Andreotti, che è il capocannoniere del campionato e viene levato dopo 45 minuti per scelta che appunto poi dopo approfondiremo nel post partita quale è il motivo di questa scelta, però sicuramente dopo 45 minuti levare Andreotti quantomeno cambierà le sorti del reparto offensivo della Cuoio Pelli. Ma sai, mai dire mai, perché Remedi è andato sulla sinistra, ha preso il posto di Pirone si è spostato al centro come primo offensivo, quindi insomma Pirone è anche molto reattivo, molto più duttile e potrebbero fare ancora più male. E quindi si abbassa, se dobbiamo stare alla matematica, la media realizzativa di Andreotti, che viaggiava prima di questo match ad una media vicinissima a lungo la partita, 0,88 gol a partita con i suoi 15 gol nelle 17 presenze, perché lui ha fatto 17 presenze con oggi 18 presenze, rimane a quota 15, quindi si abbassa lievemente la media di Luca Andreotti, la media realizzativa, però comunque resta un grande bomber. Alessandro Remedi fa il suo ingresso in campo, è la quinta presenza con la maglia della Cuoio Pelli, due da titolare, due da subentrato, oggi la terza da subentrato, quindi appunto la quinta presenza con la maglia della Cuoio Pelli. Prova Rossi per Cacciagli, non ci riesce il numero 2 ex Cenaia, rimessa con le mani per la Cuoio Pelli sempre con Rossi.
Ma come vediamo, mi sembra a me che ha cambiato anche un po' lo schema, mister Cipolli. Mi sembra una Cuoiopelli un po' più a trazione anteriore, sicuramente avrà detto. Attenzione a Pirone, colpo di testa. Ha provato a schiacciare sul secondo palo, sul cross di Rossi. Nessun problema per Mencaroni. Abbiamo detto, Rossi è un diesel, quindi tra un po' prevediamo proprio sotto la nostra postazione le sue folate sulla fascia destra. Ricordiamo anche che si gioca allo stadio Buti di Santa Croce sull'Arno, dato che lo stadio Masini, che è lo stadio principale della prima squadra della Cuoiopelli, è in, diciamo, possiamo dire, come si suole dire nel termine bucolico, a Maggese, possiamo dire così, a riposo, perché a marzo scenderà il grande calcio internazionale del torneo di Viareggio a Santa Croce sull'Arno, lo stadio Masini, che ospiterà alcune partite, tra cui anche un ottavo di finale del torneo di Viareggio, e quindi ovviamente il Manto Erboso dovrà essere al top per la manifestazione e per le prossime partite interne. La Cuoiopelli giocherà in questo campo. Morelli lancia sulla sinistra, pallone però preso da Mencaroni, il portiere che poi va al rinvio. Chiaramonti scortato, non riesce a girarsi Chiaramonti, in mezzo a tre uomini in maglia nera della Cuoiopelli, rimessa con le mani per il Ponte Buggianese. Siamo giunti al quinto minuto del secondo tempo, sempre 0-0 tra Cuoiopelli e Ponte Buggianese. Ricordiamo, questa è la vetrina dei dilettanti, tutto il meglio del calcio toscano passa da qui. Del Sorbo ha provato subito ad illuminare per Aperuta. Aperuta che è arrivato nel dicembre scorso, quindi non quello appena passato ma quello dell'anno scorso, al Ponte Buggianese, dopo un'esperienza con la Zenit Audax. Prima ancora aveva vestito la maglia della Porta Romana, ma a livello giovanile veniva da una giovanile importante, quella dell'Empoli. Adesso calcio di punizione quindi per la Cuoiopelli, occasione interessante da quella mattonella. Dovrebbe partire o Morelli o Cacialli, probabilmente Morelli. E avrei detto più Cacialli, visto che è la parte sinistra del campo. Morelli invece, sì, Maurizio Zini non sbaglia mai. No, non è che non sbaglio mai, ma di regola, insomma, Morelli è l'addetto su queste mattonelle. È vero, Morelli va al calcio di punizione. Morelli che si è guadagnato un posto praticamente fisso da titolare. Era partito un po' dalla panchina, un po' da titolare nelle prime giornate di campionato, poi col passare del tempo si è guadagnato il posto fisso. Eccolo qua Morelli, va pallone tagliato nel mezzo, Rossi di testa, palla dentro, 1-0 Cuoiopelli alla prima occasione utile, la sblocca Matteo Rossi. È così, la motivazione del Cuoiopelli si vede anche da queste cose. La mattonella precisa di Morelli, non poteva sbagliare Rossi sul primo palo. E quindi arriva il gol di Matteo Rossi, che è il quinto gol in campionato per il numero 2 della Cuoiopelli. Al minuto 7 del secondo tempo arriva il gol di Matteo Rossi, che quindi sblocca il risultato. E quindi 1-0 per la Cuoiopelli grazie al gol di Matteo Rossi, con il calcio di punizione di Morelli scodellato nel mezzo, e poi Rossi di testa lascia scampo al portiere Mencaroni. Rimessa adesso per il Ponte Buggianese, che prova a gestire centralmente, però recupera Cacialli sulla destra. Attenzione a Cacialli, atterrato capitano contro capitano qua, attenzione perché c'è lo scontro tra Meucci e Cacialli, due capitani. Scontro frasimmetrici a centrocampo, 8 contro 8. Qui vedete inquadrato dal buon Fabrizio Giannoni il capitano della Cuoiopelli, Cacialli, tra l'altro Simone Cacialli, fratello di Matteo Cacialli, anche lui con un passato alla Cuoiopelli. Lo stop di Cacialli, servizio per Bencini che prova a far girare, adesso è tutta un'altra Cuoiopelli. Cacialli col sinistro, palla fuori, Cuoiopelli che sta girando, è tornata l'ottovolante di Andrea Cipolli. Credo che la forza anche della squadra, ma soprattutto del mister, è che lui dà comunque una super carica all'intervallo, e questo bisogna darne atto. E quindi si riparte quindi con l'1-0 della Cuoiopelli, che ha impiegato meno di 10 minuti nel secondo tempo per andare al vantaggio con il gol di Rossi, aveva già segnato contro il San Marco Avenza.
poi contro la Larcianese, contro il Marina della Portuale. E poi arriva anche il gol oggi, aveva segnato anche contro il Ponte Buggianese all'andata Matteo Rossi, quinto gol in campionato. Diciamo che quando vede la maglia del Ponte Buggianese Matteo Rossi si scatena, perché ha segnato sia all'andata che al ritorno. Eh sì, l'abbiamo comunque chiamato fin dall'inizio, ho detto che è un diesel, e quindi insomma sono contento per il ragazzo, però ora vediamo la reazione del Ponte Buggianese, che fino ad ora deve riprendere un po' le posizioni in campo, perché aveva chiuso molto molto bene la prima frazione di gioco. Calcio di punizione adesso per il Ponte Buggianese, Matteo Rossi, classe 93, arrivato in estate dal Cenaia, col quale l'anno scorso ha raggiunto il quinto posto in eccellenza. E adesso occasione per il Ponte Buggianese, che ha la stessa occasione di Morelli praticamente, pallone però spadellato nel mezzo dove c'era Scaramelli attento, ancora il tocco nel mezzo, Pinocchi, il colpo e poi arriva Morini, ma era già tutto fermo, non era stato Pinocchi che era sul secondo palo ma Chiaramonti, se non ho visto male, perché c'era Pinocchi più decentrato sul secondo palo. La spaccata è stata di Del Sorbo, ha provato la spaccata. E poi la grande risposta comunque di Morini. Sì, è proprio questo, il gesto atletico del giovane portiere biancorosso, che comunque ha sventato anche questa insidia del Ponte Buggianese, anche se la bandierina del primo assistente era alzata per posizione di offside. Bencini tiene il pallone in campo in grande stile. Morelli prova a scatenarsi, il numero 6 della Coiopelli, lancio sulla sinistra a cercare in qualche modo Remedi e poi anche Battistoni nell'uno nell'altro. E quindi rimessa con le mani per il Ponte Buggianese. Eccolo qua il capitano Meucci che va a lanciare, però l'altro capitano Cacialli prova a dare la carica. Bencini sulla sinistra si può scatenare, visto che è un mancino, a centrarsi come sta facendo in questo momento. Lob morbido, troppo centrale qua, nessun problema per Mencaroni. Bencini che agisce sulla sinistra e diciamo anche il vantaggio di avere un opposto come Bencini che agisce da destra ma poi dopo va ad accentrarsi verso la parte sinistra del campo, quindi si accentra per poter caricare il mancino, è sicuramente un'arma in più per la Coiopelli. Dall'altra parte prova a far male in questo caso Paolicchi, attenzione a Paolicchi sulla destra, sulla sinistra con il destro prova ad incrociare, non ci riesce. Pirone sbaglia tutto, però è rimasto a terra Paolicchi. Meucci per Crusca, che poi fa manovrare il pallone sulla parte destra del campo. Pinocchi va a dargli noia a Bencini, lancio di Pinocchi direttamente dalle parti di Morini, è un'altra Coiopelli sicuramente. Sì, è sempre stata così la differenza fra il primo e il secondo tempo, però deve cercare il mister di capire come mai il primo tempo della Coiopelli nelle ultime partite è un po' più sottotono in confronto alla ripresa. L'ultima sconfitta interna della Coiopelli risale al 19 marzo scorso, quando la Coiopelli perse in casa contro il Seravezza, era la stagione 2016-2017, in casa la Coiopelli non ha ancora perso, anzi le ha praticamente quasi tutte vinte. L'unica sconfitta in campionato, in questo campionato, è il 3-1 in casa del San Gimignano. Dopo che era in vantaggio. Sì, con la rimonta della squadra nero-verde. Adesso si aspetta un attimo per poter riprendere il gioco, che viene ripreso adesso con il Ponte Buggianese, che adesso ha il compito di raddrizzare il match. Come vedi, si vede bene ora in questa azione il cosiddetto albero di Natale, lo schema di gioco della Coiopelli che aspetta il Ponte Buggianese come albero di Natale. Lancio lungo, Morini qua forse anche contro sole era un po' in difficoltà, infatti ha fatto prima un passo indietro, un passo avanti, poi un passo indietro, alla fine nessun problema, lo vedete inquadrato primo piano per Morini che va al rinvio altissimo il pallone. Difficoltà, lotta a centrocampo molto interessante tra i due capitani Meucci e Cacialli, uno scontro che si è visto meno nel primo tempo, si sta vedendo ripetutamente nella ripresa.
E aggiungo per la casistica tutti e due numeri 8 delle squadre. È vero, due giocatori anche molto molto interessanti a centrocampo, danno una mano un po', per usare un paragone molto azzardato, alla Khedira per la Juventus. Sì. Sì, insomma, manca un po' di fisico di differenza, però dai, diciamo così. Adesso eccolo qua Meucci, tocco centrale a cercare Chiaramonti, pallone però irraggiungibile per il numero 9 del Pontebugianese. Si può scatenare Bencini sulla destra a Pirone, Bencini aspetta un attimo, poi tocca proprio per l'ex Fiorentina. Prova Pirone, gioco di gambe di Pirone che poi prova ad illuminare, alla fine tocca per Bencini, non riesce ad arrivare. Qui anche qualche improvvero per Pirone che insomma ci si aspettava un gioco di gambe un po' alla brasiliana, alla fine è arrivata un po' un mezzo flop. Ancora il tocco centrale, qua non si intendono rimedi con Meucci e Pirone, perché l'idea di rimedi, a dir la verità, non era neanche così male. Pirone e Bencini erano un po' arretrati. Sì, è proprio così, erano un po' lontani, però è molto bello questo filtro in aria, erano un po' lontani i giocatori a quei pallini, hanno proprio desistito, non ci hanno neanche provato. E con il gol di Matteo Rossi, l'Acquaiopelli va in gol da 13 partite consecutive, quindi veramente praticamente un girone in cui l'Acquaiopelli continua a segnare. Una cosa incredibile, 41 gol fatti in questo campionato, migliore attacco del girone A. Bencini, Scaramelli, può caricare la botta, preferisce andare dalle parti di Pirone che però è in mezzo a due. Ancora Pirone, riesce in qualche modo a passare, anzi no, perché c'è un grandissimo Crusca. Poi Cacialli si arrabbia con l'arbitro perché ha spintonato Crusca, non c'era fallo secondo Cacialli. Oddio, qua il contatto c'è stato. Sì, c'è stato, però il giocatore era giù, quindi sai, sono decisioni personali di chi conduce la gara. Meucci si è abbassato molto in questo secondo tempo, il numero 8 della Pontebugianese che vuole provare un po' a... Sì, qui vediamo l'albero di Natale in fase di non possesso per l'Acquaiopelli. Meucci del Pontebugianese invece si è abbassato molto proprio per impostare la manovra, lo vedete in questo momento Meucci. Tocco sulla destra e poi prova a scatenarsi Baronti che litiga un po' col pallone, riesce a passare su Scaramelli. Poi Remedi non riesce a tenere il pallone in campo. Rimessa Pontebugianese, minuto 17 di questo secondo tempo, 1-0 Acquaiopelli grazie al gran gol di Matteo Rossi. Eccolo Baronti, anche in questo caso però lo stop non è dei migliori e quindi fallo laterale per il Acquaiopelli che va a rimettere lungo dove c'è Pirone. Attenzione perché sulla destra ci può essere lo sbocco dalle parti di D'Angina, c'è l'anticipo di Mancini. Attenzione perché il Pontebugianese è ancora in possesso, chiude in questo caso ancora una volta Mancini con l'aiuto dei compagni di reparto. Morelli, Morini e quindi la palla spazzata lunghissima dove c'è Pirone, il quale di testa riesce a vincere il duello in un primo momento con Del Sorbo. Ancora Pirone, guadagna il calcio di punizione, qua grandissimo lavoro di Pirone perché Del Sorbo era già posizionato, Pirone gli va a dar noia e a vincere il contrasto fisico con il numero 6 del Pontebugianese guadagnando il calcio di punizione. Pallone già battuto dalle parti di Remedi, c'è Bencini sul secondo palo, ecco il cross basso, Pinocchi, però è un regalo, posizione irregolare ma l'arbitro continua. Era Battistoni che era riuscito a recuperare il pallone regalato dalla disattenzione difensiva del Pontebugianese, aveva alzato la bandierina Mantella, l'arbitro aveva aspettato un attimo, poi ha fischiato visto che Mantella aveva alzato la bandierina, non aveva visto subito il primo assistente dell'arbitro che a dire la verità non è Mantella ma Puccini di Prato. L'arbitro Gallorini ha aspettato un attimo, poi ha visto che Puccini aveva alzato la bandierina. Bencini, partita divertentissima in questo secondo tempo, pallone nel corridoio, aveva provato il filtrante per Remedi, riparte il Pontebugianese che però vedete è chiuso a centrocampo, qua ancora una volta Scaramelli recupera il pallone e tocca per Remedi, c'è Pirone nel mezzo, rimpallo un po' sfortunato per Remedi che può andare ancora al cross, pallone nel mezzo, Pirone, palla che resta lì, sempre Pirone, la rovesciata, euro gol di Gabriele Pirone,
2-0 Quaiopelli. Pirone non si ferma più, come entra in campo segna. Terzo gol consecutivo per Gabriele Pirone. Sempre lui, vicino alla doppia cifra, sono 8 in campionato per l'ex Sporting Cecina e Fiorentina. Gabriele Pirone, 2-0 Quaiopelli. In questo secondo tempo si è scatenata la squadra di Andrea Cipolli. 19esimo del secondo tempo. Grande gol del grande Pirone, la sua mamma ha esultato all'infinito. E qui abbiamo anche ovviamente il commento in presa diretta dei tifosi, anche i membri degli ultras della Quaiopelli. Cambi per il Ponte Buggianese, è il momento dell'uscita di Dangina, era il suo primo ingresso dal titolare per l'italo-argentino Ramon Dangina, un ingresso a dir la verità non troppo incisivo per il calciatore che l'anno scorso era nella primavera del Pisa. Primo cambio quindi per Corrado Scintu al 20esimo della ripresa. 2-0 per la Quaiopelli, gran gol di Rossi e gran gol anche quello di Gabriele Pirone, che mette dentro il raddoppio come era stato contro il nella partita interna contro il Castel Fiorentino. Avevano segnato Scaramelli e Pirone, poi contro il Fucecchi aveva aperto le marcature Andreotti e poi il gol del 2-0, del 2-1, pardon, di Pirone. E poi gol del raddoppio anche in questo caso per Gabriele Pirone, che per 3 partite consecutive va in gol segnando il secondo gol della Quaiopelli. È il gol del raddoppio quello di Pirone, come sempre, contro il Castel Fiorentino, contro il Fucecchio e oggi contro il Ponte Buggianese. Vabbè, però diciamo che questo è un euro gol in confronto agli altri due, anche se sono stati molto importanti, appunto perché era il vantaggio in rimonta a Fucecchio, ma questo è veramente un euro gol. Si è alzato la palla e ha fatto una classica rovesciata, possiamo dire, alla vecchia maniera. Complimenti a lui per questo gesto tecnico. Intanto ricordiamo che per il Ponte Buggianese è entrato Cullai al posto di Dangina per provare a dar mano. Cullai è un giocatore più offensivo, è un attaccante più di ruolo rispetto a Dangina, quindi Scintu prova il tutto per tutto in questi ultimi 23 minuti di partita. Bencini recupera il pallone su Crusca, partita che si sta incanalando fortemente verso la Quaiopelli. Prova la botta Bencini, rimpallata e quindi spazza via la difesa del Ponte Buggianese. Nel secondo tempo la Quaiopelli ha cambiato totalmente faccia. Andrea Cipolli ha veramente strigliato i suoi ragazzi nell'intervallo. Ne sono sicuramente certo di questo, però ecco, non capisco questa remissività del Ponte Buggianese in confronto alla prima frazione di gioco. Capisco che è molto difficile giocare contro questo schema della Quaiopelli, ma l'incisività che hanno avuto nel primo tempo gli attaccanti non la sto vedendo in campo per quanto riguarda gli ospiti. E qui è anche la cosiddetta forza mentale: quando una squadra è forte, forte non solo fisicamente, non solo tecnicamente, ma anche mentalmente, e la Quaiopelli sta avendo il pregio in questo momento di mettere sotto anche mentalmente il Ponte Buggianese, di Corrado Scintu, che tra l'altro è anche uno dei migliori allenatori della Toscana. Anzi, forse la gara tra Cipolli e Scintu è anche una tra i due migliori allenatori della nostra regione. Prova Pinocchi, lob morbido e poi il pallone di Cullai, che non è riuscito ad arrivare all'appuntamento col pallone. Era scattato in posizione regolare il numero 16 del Ponte Buggianese, aveva fatto fuori tutta la difesa della Quaiopelli. Si arrabbia tantissimo Andrea Cipolli, sconsolato invece allarga le braccia a Corrado Scintu, un po' la reazione anche dei due allenatori, uno che non vuole concedere nulla agli avversari, l'altro che invece vorrebbe qualcosa in più dai suoi ragazzi per poter crederci nel pareggio. Ci devono comunque provare, al di là della tanti punti di differenza, e sono 23 fino a questo momento, ci devono comunque provare. Però ribadisco,
bisogna che il Ponte Buggianese faccia anche una verifica di questo atteggiamento fra prima e seconda frazione di gioco. E intanto nella panchina del Ponte Buggianese, mentre è inquadrato Bencini, c'è stata anche una scenetta anche abbastanza diciamo così comica, perché tanto seguiamo questa azione con l'Acquaio Pelli sulla sinistra che può provare a far male. Calcio di punizione per l'Acquaio Pelli, dicevamo Corrado Scintu è l'allenatore istituzionale del Ponte Buggianese, però in panchina c'è un certo Bargellini per il Ponte Buggianese, che è il difensore centrale della cavalcata del Ponte dalla prima categoria fino all'eccellenza. Lui è stato il difensore centrale istituzionale del Ponte Buggianese, che si è alzato in piedi, praticamente lui fa l'assistente di Scintu ed è a tutti gli effetti il secondo allenatore. È un po' una gestione a due, Scintu-Bargellini, con Bargellini che fa davvero il consigliere di Scintu, infatti ogni tanto si alza in piedi proprio a dare consigli in campo. Attenzione al pallone in aria, Remedi, e poi spazza via la difesa del Ponte Buggianese, ma era già tutto fermo, in posizione irregolare di Remedi, e quindi calcio di punizione, anzi no, nemmeno posizione regolare, ma no, fuori gioco, non era uscito il pallone ma era fuori gioco. Ovviamente qui c'è anche chi cerca di dire la sua, però calcio di punizione per l'Acquaio Pelli con Andreotti che va al, anzi perdono, per il Ponte Buggianese con Mencaroni che va al rinvio, rimessa con le mani per l'Acquaio Pelli. E comunque fino a questo momento capiremo bene questo cambio al 46esimo, quindi al primo della ripresa di Andreotti con Remedi, ma fino a questo momento complimenti a mister Cipolli. Qui ancora una volta Bencini recupera il pallone, poi il tocco per Remedi, attenzione a Remedi che salta il portiere, e però Mencaroni ritorna alla grande su Remedi, legge in anticipo il numero 17 dell'Acquaio Pelli. Sì, seduto comunque allargare Remedi, e quindi era un po' sbilanciato, non ha potuto dare forza al proprio tiro. È stato ad un passo dal primo gol con la maglia dell'Acquaio Pelli Alessandro Remedi, ex Cenaia. Bencini, un apporto incredibile quello del numero 10, che nel derby contro il Fucecchio ha giocato solo gli ultimi minuti, forse per un non al top diciamo fisicamente, invece oggi è veramente nella forma fisica migliore Bencini, perché è sicuramente, se non il migliore in campo, uno dei migliori. Dall'altra parte Pirone che non riesce ad arrivare all'aggancio sul pallone, fallo laterale per il Ponte Buggianese. Siamo al minuto 26 del secondo tempo, Ponte Buggianese che ha l'obbligo di crederci in questi ultimi 20 minuti di partita. Esce Crusca al 26esimo della ripresa per il Ponte Buggianese. 18. È il momento di Angioli, anche lui è arrivato nel mercato invernale, molto giovane anche lui, classe 99. Giorgio Angioli, classe 99, è arrivato a dicembre dalla Zenit Audax, cresciuto nelle giovanili della Tau Alto Pascio e quindi fa parte di quel nucleo di classe 99 usciti dal Tau Alto Pascio, un Tau Alto Pascio che nella classe 99 ha avuto veramente, e classe 98 e 99 ha avuto veramente tanti bei ragazzi. Uno di questi è Botrini, che è cresciuto nelle giovanili del Tau Alto Pascio, classe 98, difensore centrale della Acquaio Pelli, e quindi sicuramente si conoscono molto bene Angioli e Botrini. Sì, è proprio così, e tra l'altro Botrini in questa fase di gioco, questo campionato da Acquaio Pelli, sta giocando molto molto bene, è molto deciso, insieme a Mancini fanno veramente una coppia affidabile per quanto riguarda la difesa biancorossa. E purtroppo si parla poco del pacchetto difensivo dell'Acquaio Pelli, però anche lo stesso Mancini, che è uno dei pochi che per ora ha giocato tutte le partite da titolare in questa Acquaio Pelli, ha saltato nell'ultimo anno e mezzo soltanto due partite, perché l'anno scorso, tanto seguiamo questa azione, spassa via proprio la coppia Mancini-Botrini, poi Meucci, anzi in questo caso sì, proprio Meucci, che tocca sulla destra, prova Baronti, batte e ribatte, ancora Baronti, prova a lottare, gran lavoro del numero 4, si carica il destro e poi il palo esterno, quello deviato, oltre la porta, deviato. Anche se c'è stata una deviazione, sì, pallone che aveva colpito il palo che però sorregge le porte, e quindi non il palo, diciamo, sì, quello palo esterno, sì, appunto il palo fuori dalla porta.
Mentre dicevamo, per Mancini 28 presenze l'anno scorso su 30 in campionato, quest'anno 21 presenze su 21, tutte da titolare, quindi per Mancini veramente un apporto incredibile alla Coiopelli negli ultimi due anni. Calcio d'angolo per il Ponte Buggianese, pallone in area e poi arriva Morini a buttarsi sul pallone, qua si lamenta il Ponte Buggianese perché Chiaramonti è stato un po' strattonato, due giocatori a terra del Ponte Buggianese, in area c'era anche il nuovo entrato Angioli, del Sorbo a terra che si rialza, però c'è anche un altro giocatore del Ponte Buggianese inquadrato da Fabrizio Giannoni e ora vedremo di chi si tratta. Morini va ad accertarsi delle condizioni dell'avversario. Si tratta del numero 5 Pinocchi, è centrale. E quindi sì, del Sorbo e Pinocchi che regolarmente salgono sui calci d'angolo, però ad essere stato strattonato in quell'occasione era stato Chiaramonti, però ha tirato, quindi ha continuato l'azione. Sì, poi lì su queste occasioni c'è anche un po' l'interpretazione del regolamento, perché c'è chi dice appunto che se il giocatore viene strattonato in area non si fa continuare l'azione ma si fischia subito, e c'è, come dice Maurizio Zini, chi dice che appunto se il giocatore tira a quel punto il fallo è ineffettivo. Qui, a dir la verità, il Ponte Buggianese ha un po' da recriminare, non tantissimo, però qualche protesta è legittima per quello che è successo. Intanto Pinocchi resta ancora a terra, stanno medicando il volto di Pinocchi, quindi probabilmente un scontro testa contro testa al naso, probabilmente sanguina dal naso il numero 5 del Ponte Buggianese Pinocchi. E infatti ora vedremo, dovrà uscire dal campo momentaneamente in 10 il Ponte Buggianese. Un quarto d'ora ancora da giocare tra Coiopelli e Ponte Buggianese, siamo sul 2-0 per i biancorossi di mister Andrea Cipolli, oggi in casacca nera con la banda biancorossa soltanto trasversale. E qui Paolicchi ridà il pallone a Morini. Anche Leonardo Paolicchi, cresciuto nella primavera del Pisa, ha vinto la Serie D 2013-2014 con la maglia della Pistoiese, classe 91. L'anno scorso era alla Pietrasanta Leonardo Paolicchi. Il mercato del Ponte Buggianese è stato molto attento, perché senza spendere troppo il Ponte Buggianese ha messo su una squadra che è ancora al ridosso della zona playoff. Eccolo qua Paolicchi, prova a scatenarsi, tiene in gioco il pallone, Rossi prova ad arginare Paolicchi, poi Morini si avventa sul pallone. Gran lavoro del portiere del Ponte Buggianese, che poi si lamenta con Paolicchi della Coiopelli, che poi si lamenta con Paolicchi della Ponte Buggianese, perché forse Paolicchi aveva messo la gamba sull'intervento di Morini. Grande stop di Pirone, poi spazza via Angioli. E alla fine ancora Morini, ex Ponte Buggianese, portiere della Coiopelli. L'anno scorso ha faticato a trovare spazio il portiere Morini alla corte di Corrado Scintu, quest'anno invece non ci sono rivali che tengano. Morini è il portiere ufficiale della Coiopelli 2017-2018. E ricordiamo che è stato lui che ha portato in vantaggio la Coiopelli, perché il salvataggio del primo tempo equivale a un gol. È vero, è vero. E adesso può tornare in campo Pinocchi. L'arbitro si accerta delle condizioni del numero 5 del Ponte Buggianese, che era sanguinante nel scontro di poco fa. Pronta un'altra sostituzione, questa volta il cambio è per Andrea Cipolli. Morelli. Esce Morelli, entra il numero 14, Donati. E quindi esce Lorenzo Morelli al 32esimo del secondo tempo, entra Donati, applausi per Morelli. Applausi appunto per mister Mattonella, però credo che Cipolli ha fatto molto bene, perché questo Donati ne parlano molto bene, ci sono varie società che lo stanno osservando, è un classe 99 e quindi è giusto che gli dia spazio. Ricordiamo che Donati, tra l'altro, è anche
andato in gol già in questo campionato, quindi è già un gol all'attivo per Donati. Tra l'altro nell'andata contro il Pontebugianese segnò il gol del 4-0 all'84esimo in casa del Pontebugianese. All'andata non ci fu storia tra Pontebugianese e Quagliopelli. In casa del Pontebugianese doppietta di Andreotti, gol di Rossi e gol di Donati, che oggi torna a giocare. Tra l'altro Donati, che è un classe 99, anche lui proviene dalla Tau Alto Pascio, quindi attenzione, cartellino giallo per Pinocchi. Era primo giallo per il Pontebugianese. Sì, era inevitabile, ha trattenuto platealmente Pirone, che poteva sicuramente servire rimedi lanciato, e l'arbitro per forza ha dovuto ammonirlo. E intanto noto anche una cosa abbastanza particolare, perché appunto sono entrati da una parte Angioli, classe 99, cresciuto nel Tau Alto Pascio, dall'altra Donati, classe 99, anche lui cresciuto nel Tau Alto Pascio. Quindi Maurizio Zini, due classe 99, insomma il classe 99 del Tau Alto Pascio veramente è stata una generazione d'oro. Molto d'oro, ma il Tau Calcio è sempre stato al settore giovanile. Ecco. Attenzione alla conclusione, ha provato Battistoni, la botta secca, sei Battistoni. Ma non è il suo piede sicuramente, il destro. E infatti l'abbiamo visto. Sì. E quindi il Tau, come dicevamo prima, è una fucina di campioni, è una società molto seria, ma è anche molto molto preparata, e quindi i suoi giocatori poi possono fare veramente bene. Non a caso poi le società principali dell'eccellenza come Quagliopelli, ma anche il Pontebugianese, perché ricordiamo che questa società, che è in eccellenza da veramente poco, si candida ad essere a pieno titolo una delle squadre più floride, più in forma, più in salute come società del panorama toscano. Ricordiamo che il paese di Pontebugianese conta meno di 2000 abitanti, è uno dei comuni più piccoli in eccellenza. Ricordiamo, l'hai detto bene anche te prima in telecronaca, il favoloso salvataggio della corsa stagione, che equivale come una vittoria di un campionato. Lo danno tutti per spacciato il Pontebugianese, invece eccolo qua, e oggi sinceramente, soprattutto nel primo tempo, non ha affatto demeritato davanti alla capolista. Pinocchi prova a gestire il pallone, tocco sulla destra dove c'è Angioli, la tocco lungo, però non c'è nessuno. In questo caso era stato Cullai, non Angioli, a lanciare il pallone, dove c'era soltanto però Morini, portiere della Quagliopelli. Siamo giunti al 36esimo di questo secondo tempo, ormai la partita è incanalata fortemente verso la squadra di mister Andrea Cipolli, 2-0. Ovviamente adesso la Quaglio prova anche a chiudere questo match, però per ora il Pontebugianese non sta dando segni di reazione. No, dispiace per questo, perché il primo tempo ha fatto veramente molto molto bene e ha fatto quasi male alla Quagliopelli. Il secondo tempo, vabbè, è entrato un po' così così, ma tanto merito credo vada ai giocatori biancorossi. Prova Bencini a lanciare lungo, poi chiude la difesa del Pontebugianese. Cullai prova a scatenarsi sulla destra, ha veramente tanta gamba il numero 16, giovanissimo, classe 99 del Pontebugianese. Prova a ripartire però la Cuoio con Pirone, poi alla fine è atterrato, non c'è fallo però sul numero 11 Gabriele Pirone, e quindi si può ripartire Meucci. Tocco centrale dove c'è Pinocchi. Quagliopelli che manca in Serie D da veramente tantissimo tempo, l'ultima stagione in quarta serie risale alla stagione 93-94, perché l'ultima stagione tra i professionisti, quella del 2008-2009, era in Lega Pro, quindi in C2, l'ex C2, diciamo così, la seconda divisione di Lega Pro. La retrocessione poi non garantì l'iscrizione alla Quagliopelli Cappiano, perché poi da lì si scisse e quindi non ci fu più la denominazione Quagliopelli Cappiano, e quindi si ritornò alla denominazione Quagliopelli, e la Serie D non fu disputata dalla Quagliopelli, che ripartì dalla prima categoria. Esce Gabriele Pirone, è il minuto, è il momento quindi per l'uscita, anche per la standing ovation del numero 11, che tra l'altro settimana prossima riposerà perché è squalificato, ammonito da diffidato, quindi salterà il match contro il San Miniato Basso. È il momento di Guido Morelli, numero 13 Dauria. No, numero 15, numero 15 Guido Morelli. Sì, numero 15 Guido Morelli.
Lui che tra l'altro è un attaccante di grandissima prospettiva, l'anno scorso bomber della Juniores della Cuoiopelli. Ricordiamo anche forse troppo poco quanto bene ha fatto Stefano Ceri l'anno scorso sulla panchina della Cuoiopelli Juniores, andando a vincere il campionato regionale della Juniores e poi andandosi a disputare anche la Supercoppa Juniores con Bibbiena e Maliseti Tobianese, Supercoppa poi vinta dalla Maliseti, però in quel caso la Cuoiopelli fece comunque bella figura al bozzo delle due strade nel triangolare. Morelli, Guido Morelli fu il bomber. Eccolo il colpo di testa e il gol della 3-0, mette la firma anche Leonardo Mancini e quindi gol anche per lui, che poi va ad esultare direttamente sotto la tribuna e va a dedicare il gol, dedica particolare verso questi genitori che sostengono sempre Leonardo Mancini, un giocatore, un ragazzo, anche lui lo ricordiamo, con un passato molto molto interessante, perché lui viene dalla Serie C, cresciuto nel Viareggio. Siamo al minuto 39, sì, al 40esimo del secondo tempo, si iscrive alle marcature anche Leonardo Mancini, un giusto premio anche per il difensore centrale, uno dei titolarissimi di Andrea Cipolli. 3-0 per la Cuoiopelli, Leonardo Mancini che va a segnare. Il gol numero 2 in stagione, aveva già segnato un gol in questo campionato il difensore centrale della Cuoiopelli. 3-0 quindi, ormai partita chiusa. E ci sono cambi ancora per Cuoiopelli e Pontebugianese. È il momento quindi di Dauria, esce Scaramelli al 40esimo del secondo tempo, cambi anche per il Pontebugianese. Giusto per aggiornare il risultato, entra il 39esimo della ripresa, 3-0 per la Cuoiopelli. Entra Urzatti, il numero 15 della Pontebugianese, e esce il numero 16 Cullai, forse per infortunio, perché era appena entrato, tra l'altro è uscito zoppicante il numero 16 della Cuoiopelli. È entrato il numero 14 che è Morante ed è uscito Cullai, quindi al 40esimo del secondo tempo, adesso girandola di cambi per il Pontebugianese e per la Cuoiopelli. Cullai che quindi è uscito, è un problema. Sì, è uscito per problemi fisici. Sì, sembra al polpaccio sinistro o alla caviglia sinistra, sembra di qua. E quindi è entrato Morante, anche lui è arrivato da poco a dicembre dalla Jolly Montemurlo, cresciuto nel Valdinievole Montecatini. Il giocatore attaccante classe 96, centrocampista offensivo più che attaccante, classe 96 del Pontebugianese. Angioli sulla sinistra, prova a far male, però viene chiuso dalla difesa della Cuoiopelli, in particolare da Morini. Ormai la partita diciamo che è sostanzialmente chiusa, 3 gol di vantaggio della Cuoiopelli che nel secondo tempo ha suggellato il vantaggio, costruito tutto nei secondi 45 minuti. Sì, è proprio così Lorenzo, merito a questi giocatori che quando entrano nella ripresa cambiano veramente volto alla partita. E poi questi due gol di testa dei difensori, perché uno Rossi, l'altro Mancini, credo che comunque la forza di questa Cuoiopelli sono anche questi gol così, e poi l'Eurogol, ricordiamolo, in rovesciata di Pirone. E c'è tempo anche per la standing ovation per Matteo Rossi, che esce al 42esimo di questo secondo tempo. Pirone, attenzione al cross nel mezzo, è entrato il sì, Perone, il numero 16, anche lui è arrivato in inverno nel mercato di dicembre, arriva dalla San Miniato Basso. Tra l'altro per lui settimana prossima ci sarà un derby tutto particolare, Cuoiopelli San Miniato Basso, per lui sicuramente una partita da seguire con particolare attenzione. Eh beh, sempre così, poi è un classico derby del comprensorio del Cuoio, ricordiamo prima stagione assoluta per la società giallorossa del San Miniato Basso, che sicuramente vorrà fare bene nel proprio stadio, perché ricordiamo il San Miniato Basso giocava a Santa Croce la prima parte della partita, ora lo stadio è tornato a norma perché l'hanno seminato e quindi giocheranno a San Miniato Basso.
E adesso sicuramente la Cuoiopelli si sta già preparando mentalmente al match di settimana prossima, il derby inedito in eccellenza tra Cuoiopelli e San Miniato Basso. Tra l'altro San Miniato Basso dà applausi in questa prima stagione in eccellenza, non solo per il grande operato che sta facendo, ma anche perché l'unica squadra che è riuscita a bloccare 3 volte su 3 in questo campionato, la Cuoiopelli. 0-0 all'andata e al ritorno in Coppa Italia, 0-0 anche in campionato. Tra l'altro ha battuto in Coppa Italia la Cuoiopelli ai calci di rigore. San Miniato Basso sicuramente avversario da temere per la Cuoiopelli settimana prossima. Soprattutto perché si è anche rinforzato, ricordiamo che davanti oggi c'hanno un certo Marino Taddeucci e Granito, quindi insomma hanno 2 giocatori di categorie anche superiori. E sarà una bolgia probabilmente lo stadio del San Miniato Basso che accoglierà la Cuoiopelli. Come si sa in questi casi, derby inediti, è sempre la squadra sulla carta meno blasonata ad avere più verve, più garra in queste, a livello di pubblico, rispetto alla squadra più forte. È un po' come succede, non ce ne voglio nei senesi, però nei derby tra Fiorentina e Siena sono sempre più i senesi, no? Rispetto ai fiorentini. Sì, è così, però ecco, sono sicuro che mister Cipolli la preparerà come sempre ottimamente, e così anche farà mister Venturini, ribadisco, perché si vorranno prendere qualche soddisfazione al Pagni, si chiama Pagni lo stadio San Miniato Basso. Remedi adesso agisce forse un po' più arretrato da quando è entrato Guido Morelli, che quest'anno non sta avendo, diciamo, l'anno d'oro come l'anno scorso, dove come la toccava la metteva dentro. Fa un po' più di fatica a segnare, forse anche perché la Cuoiopelli Juniores quest'anno in campionato sta navigando nella parte centrale della classifica. L'anno scorso ha dominato il campionato regionale. Bissare a livello Juniores il successo è sempre molto molto difficile, anche perché a livello di Juniores le rose cambiano con grande rapidità, visto che c'è il ricambio generazionale. Guido Morelli però sicuramente è un attaccante di grandissima prospettiva, e Andrea Cipolli ne tiene conto, oggi gli dà qualche minuto in più per fargli fare esperienza in prima squadra. Sì, è così, anche se come abbiamo visto prima sulla destra ha crossato molto bene in area, purtroppo non c'era nessuno dei suoi compagni di gioco. Attenzione a Battistoni, può provare il cross basso, anzi no, alto, ci si aspettava forse il cross basso proprio per Morelli, che era leggermente più arretrato. Infatti l'idea base era quella magari di un tocco a scaricare per Morelli, il quale gli chiamava il pallone, invece Battistoni ha preferito crossare dritto per dritto in area. Riparte il Ponte Buggianese sulla destra, atterramento, quindi calcio di punizione. Siamo entrati in pieno recupero, extra time che si sta consumando, 3-0 Cuoiopelli. Tra poco saremo agli sgoccioli, tra l'altro vi ricordiamo anche il post partita con le voci dei protagonisti di Cuoiopelli e Ponte Buggianese. Sentiremo cosa avrà da dire Andrea Cipolli, anche ci spiegherà magari a cosa è stato dovuto il cambio Andreotti Remedi con il bomber che è uscito dopo appena 45 minuti di partita. E poi a fine partita avremo anche ovviamente come di consueto l'analisi del match di Maurizio Zini. Adesso prova proprio Perone, quindi Bencini. Cacialli gestisce sempre con molta facilità in questo caso la Cuoiopelli. Morelli adesso ovviamente è diventata ordinaria amministrazione, è diventata una difesa 3 quella della Cuoiopelli, con Perone, Mancini e Botrini, e Battistoni che è diventato praticamente un esterno più avanzato. E adesso Remedi prova ad andare, tra l'altro Andrea Cipolli che diciamo predilige molto per i suoi pupilli, insomma quei 13-14 giocatori che non cambia mai o che comunque cambia molto molto poco, però è anche vero che fa esordire sempre molto i giovani. Guido Morelli oggi, settimana scorsa esordio per Vitali, quindi insomma per Andrea Cipolli quando c'è la possibilità vuole insomma fare inserire nell'ambito della prima squadra anche molti giovani, e questo gli dà anche poi l'opportunità di fare un ricambio generazionale quando ce ne sarà bisogno. È sicuramente così, e dopo tutto su un 2-3-0 si può permettere anche questo un allenatore, far giocare i giovani e fargli fare minutaggio, ma fargli prendere anche confidenza con questa categoria che ricordiamo è la Serie A dei dilettanti per quanto riguarda la Toscana.
Eh sì, infatti dal 94 oggi la Quaiopelli adesso è diventata a pieno titolo la squadra da battere per l'accesso in Serie D. Non, i dirigenti della Quaiopelli non amano avere troppo le luci dei riflettori addosso, cosa che in realtà fino all'inizio campionato non c'era stato, perché le luci della ribalta se le era prese tutte il Grosseto, grande favorita di questo campionato, poi il San Gimignano che aveva fatto una partenza sprint, però da quando la Quaiopelli ha battuto il San Gimignano e ha suggellato quindi il primato in classifica, poi non ce n'è più stata per nessuno, anche mediaticamente la Quaiopelli è diventata la squadra da battere, quindi partita un po' in sordina mediaticamente, poi però adesso non si può più nascondere la Quaiopelli. Non si nascondono neanche i dirigenti, possiamo dire così, ma merita veramente un plauso tutto lo staff tecnico di mister Cipolli, la società, ma soprattutto i giocatori in campo, che se non sbaglio questa è la 15ª partita di fila che vincono, qualcosa del genere. Sì, no, di più. Più di un 15esimo risultato utile consecutivo, perché sono reduci da addirittura 18 risultati utili consecutivi, questo è il 19esimo risultato utile consecutivo. Quindi ancora meglio di quanto ho detto io, quindi ancora di più valorizza quanto detto, merito e un grande applauso a questi giocatori che oltretutto giocano anche bene, bisogna dirla tutta. E qui Perone anticipa Morini e poi vado ad allargare dove c'è Remedi, sono inseriti anche molto bene i nuovi acquisti, Remedi, Perone, anche Abumeremi, che non abbiamo potuto ancora vedere in campo, però ci stanno parlando un gran bene dell'aggregato Juniores, che oggi noi è assente per squalifica, tra l'altro lui che viene dalla Berretti del Livorno, quindi insomma anche per lui passato molto molto importante. Sì, è così, però diciamola tutta, qui è una partita, ecco, in questo momento c'è il fischio finale. Finisce qui Quaiopelli che va alla 7ª vittoria consecutiva, continua la cavalcata inarrestabile verso la Serie D, scontro diretto, lancio diciamo a distanza verso il San Gimignano che a sua volta se non sbaglio ha vinto contro il Castel Fiorentino, quindi comunque continua la lotta a distanza tra Quaiopelli e San Gimignano. Quaiopelli che quindi va alla 7ª vittoria consecutiva. Spazio al post partita, prima però l'analisi di Maurizio Zini. Sì, una Quaiopelli a doppia faccia, primo tempo così così come la scorsa partita a Fucecchio e poi questo devastante proprio seconda frazione di gioco con 3 gol, soprattutto grande velocità e grandi occasioni. Merito a Cipolli per quanto riguarda questo grande risultato, ma soprattutto a questa squadra che non si è mai disunita e quindi può fare veramente bene. E quindi grazie mille a Maurizio Zini per essere stato con noi, e adesso spazio al post partita mentre la Quaiopelli esulta, cordata di esultanza verso la tribuna. Adesso spazio al post partita, Fabrizio Giannoni per la regia, un saluto anche da Lorenzo Agostini che vi ha raccontato questo match, Quaiopelli 3, Ponte Bugianese 0, adesso parlano i protagonisti nel post partita. Andrea Cipolli, mister della Quaiopelli, oggi 7ª vittoria consecutiva, però non così facile come poteva sembrare. Sì. Esatto, il risultato poi alla fine è bello tondo, però per larghi tratti della partita è stata in equilibrio e noi non si era sicuramente al meglio contro una squadra che obiettivamente va affrontata con grande attenzione. I ragazzi però sono stati lì con pazienza cercando di limitare i danni, aspettando poi il colpo magari del singolo, la palla inattiva, cosa che poi è arrivata. Col vantaggio, secondo me, poi gli equilibri sono spostati nettamente a nostro favore e abbiamo portato a casa la partita, penso, meritatamente. Due cose, la prima sul cambio Andreotti-Remedi, quindi è uscito Andreotti, abbiamo capito che la scelta è stata tecnica, non tanto, è vero che Andreotti non era al top della forma, però la scelta era tecnica. Sì, secondo me oggi Luca, anche perché non era al meglio, perché febbricitante in settimana per tanti motivi, però al di là di questo lo vedevo un po' così, non in partita, facevo fatica proprio a entrare in partita, e quindi sì, dal mio punto di vista era giusto dare spazio a Alessandro Remedi, cambiare anche magari atteggiamento lì davanti, proprio come posizione in campo dei giocatori. Ma niente di speciale, c'è un giocatore come gli altri, fortissimo, sta facendo benissimo, però capita la giornata no,
ci abbiamo anche altri bravi giocatori. E l'altra sul terreno di gioco non era quello principale della prima squadra, che di solito gioca nello stadio Masini, oggi si giocava nel campo della Juniores. Nel primo tempo non al top la Quagliopelli, forse ha inciso anche il campo oppure no? Ma il campo obiettivamente il rimbalzo è, non, il bel gioco non lo agevola di certo. Paradossalmente è meglio il nostro campo, che è molto pesante e fangoso, di questo, che è sì è vero più duro ma gibboso e pieno di buche. E la manovra non l'aiuta. Quando trovi una squadra aggressiva e organizzata, paradossalmente è più difficile giocare su questi campi che al nostro Masini. Infatti mi sento di dire che sarà la prima e ultima volta che si gioca qui. L'ultima domanda ovviamente sul San Miniato Basso, che è un po' la bestia nera della Quagliopelli. Sì, noi col San Miniato non abbiamo mai vinto. Sta facendo benissimo, ora se non ho notizie false so che addirittura è andato a vincere a Grosseto, può darsi. Ha pareggiato, so che insomma comunque è un ottimo risultato davanti a un attacco veramente atomico, ma negli 11, lo dicevo prima anche al Maurizio della Radio, è un derby, è un'ottima squadra e andrà preparata al meglio, perché come al solito sarà difficilissimo. Sandro Marcheschi, direttore sportivo della Quagliopelli, nella prepartita aveva detto ai giornali insomma, che queste sarebbero state 11 finali da qui fino alla fine del campionato. La prima finale è stata vinta, insomma. Sì, la prima è stata vinta. Il risultato non la dice tutta sulla partita. Il primo tempo è stato difficilissimo perché loro andavano a mille, pressavano, ripartivano. Noi eravamo leggermente sottotono dal nostro standard, non abbiamo avuto dei problemi durante la settimana, dei ragazzi erano influenzati. E il secondo tempo invece ci siamo distesi meglio, il mister ci ha messo del suo, ha fatto un piccolo capolavoro perché Andreotti oggi non era nella sua giornata migliore, ha tolto punti di riferimento, ha messo Remedi che ha fatto una gran partita, la squadra si è sciolta, si è distesa e dopo il vantaggio insomma abbiamo dato la nostra linea. Ora c'è derby col San Miniato Basso, l'unica squadra che in tre partite ha sempre messo in difficoltà la Quagliopelli, perché 3-0-0, 2 in Coppa Italia, che poi ha fatto passare il San Miniato Basso ai rigori, e poi in campionato un altro 0-0. Vediamo, partita difficile, perché il San Miniato ha operato bene sul mercato, si è rinforzato notevolmente, è una squadra da prendere con le molle, una squadra... Ovviamente è una squadra che fa paura ora in questo momento. Vedremo domenica. Direttore generale della Quagliopelli, Claudio Pagni, oggi la vittoria è stata netta, ma nel secondo tempo. Nel primo tempo la Quagliopelli ha sofferto. Cosa è successo in quei primi 45 minuti? Ma non è successo niente. E magari il pubblico non lo sa, ma avevamo 4 in campo tutta la settimana, la febbre, no, sia Rossi, Morelli tutta la settimana, l'Andreotti che è uscito anche e il Battistoni. Questi ragazzi hanno dato l'anima al secondo tempo, basta vedere quello che hanno fatto, anzi un grosso ringraziamento da parte mia e dalla parte della società. Adesso quindi 7ª vittoria consecutiva, c'è il derby contro il San Miniato Basso. È una partita molto difficile quella, perché io ritengo che il San Miniato sia una squadra da stare nelle prime 4-5 posizioni. Sarà molto dura domenica.